Redemption, gioco della Rockstar Games San Diego, sviluppato nel West, il cui protagonista sarà John Mastro, solo che alla fine per un evento che non voglio svelare, che dopo specificherò, cioè, ma lo svelerò comunque, usiderete il figlio di John Mastro, che sarebbe poi il protagonista, che alla fine purtroppo non è possibile utilizzarlo per un motivo che scoprirete. Dunque ragazzi, adesso riassumiamo in 2 secondi le caratteristiche del gioco. Sviluppato da Rockstar Games San Diego, ambientato nel selvaggio West, inizio Novecento. Il personaggio che guideremo in tutto il gioco sarà John Mastrom, un vecchio criminale che è costretto ad aiutare la legge. Poi ragazzi, ci saranno diverse cose nel gioco, le missioni secondarie, eccetera, adesso le vedremo nei particolari. Allora, come abbiamo detto, il gioco Red Dead Redemption sviluppato e prodotto dalla Rockstar Game San Diego. Per quanto riguarda la grafica, ci sono tante cose da dire, ovvero è stata davvero migliorata rispetto ad altri titoli come Grand Theft Auto 4. Infatti, dal punto di vista grafico, i paesaggi e i personaggi sono davvero stati migliorati andando dalle normali persone comuni ai protagonisti fino ai paesaggi e addirittura agli alberi e l'erba. Infatti, soprattutto per quanto riguarda l'erba, è davvero stata migliorata come in nessun altro gioco. Infatti, non sarà più la solita erba piantata e composta da quadratini colorati, ma sarà ben meglio definita e dettagliata e darà un aspetto più realistico al paesaggio. Andando in giro per il mondo di gioco, noi troveremo vari paesaggi, dal collinare a vette innevate con alberi, fino a canyon e i classici deserti texani, messicani e americani. Sempre per quanto riguarda il punto di vista grafico, un grande sviluppo è stato quello là dei muscoli del cavallo. Appunto, si riesce a vedere bene la contrazione e il movimento del muscolo del cavallo. Questa è stata davvero una grande realizzazione. Sempre per quanto riguarda il punto di vista grafico, anche l'illuminazione e la proiezione della nostra ombra su pozzanghere o riflessi del sole o addirittura su fiumi è stata davvero realizzata bene. Per quanto riguarda i cieli, noi potremo avere un cielo notturno, un cielo soleggiato e sereno, notturno sereno, pioggia, pioggia e fulmine e così via. Appunto, c'è una precisazione da dire, infatti. Per quanto riguarda i fulmini, sono davvero realizzati bene. Infatti, come nella realtà, viene prima il fulmine e poi il tuono. E questo è presente anche a Red Dead Redemption. Oppure come hanno sviluppato il terreno bagnato e così via. E sempre per quanto riguarda il punto di vista grafico, i personaggi sono anche davvero anch'essi migliorati. Infatti, rispetto sempre a Grand Theft Auto 4, sono molto più liberi di muoversi anche nelle sequenze video. Sono meglio dettagliati e meno squadrati, anche se l'ambiente un po' intorno viene un po' trascurato. La storia parla di John Marston, un vecchio criminale del Far West che decide di lasciare la banda perché conosce una donna, si innamora e la sposa, e dopo ottiene un figlio. Allora decide di rifarsi una vita normale da contadino. Però il problema è che gli uomini della legge, politici, lo trovano e decidono e gli fanno una proposta: o ci aiuti a catturare i tuoi vecchi compagni della banda, oppure noi ti uccidiamo e uccidiamo te e la tua famiglia. E voi andrete in giro per la storia incontrando dalle normali contadine che lo aiuterete appunto nelle normali alleva dall'allevamento e così via, ai normali ladri di tombe, pazzi, scienziati, fino a sceriffi e poliziotti politici che riguardano soprattutto la politica. Il doppiaggio è normalmente, come tutti i giochi della Rockstar, esclusivamente in inglese, davvero fatto bene, con voci varie e tutte diverse tra di loro. Sempre per quanto riguarda appunto la storia, voi per quanto riguarda le missioni primarie aiuterete obbligatoriamente la legge, però potrete anche rivolgervi contro durante una, un, mentre, se, mentre girate all'interno del mondo di gioco, della vasta mappa di gioco. Però questo vi causerà una. Vi,
causerà una taglia sulla vostra testa e vi imprigioneranno all'interno della prigione per appunto arrestarvi, e poi verrete rilasciati vicino alla città più vicina dove siete stati catturati. Sempre per quanto riguarda l'aspetto grafico, le città sono davvero state realizzate bene, non sono più quei classici mattoni piazzati così, ma saranno vaste e saranno davvero tante, andando da Escalera a Ciuparosa, Peridot, Casa Madrugada, Diez Corona, Blackwater, Great Plains, Beaches Hope, Diez Lading, McFlare Ranch, Tal Tree, Armadillo, Rackster Fork, Tumbleweed, Gatboro Ridge e così via. In più, all'interno di tutte le città saranno presenti delle case che potrete acquistare per dormire. E dormire e salvare. In più saranno presenti anche degli empori, dei medici e degli armaioli, e anche dei sarti, dove voi potete non solo acquistare oggetti, ma anche appunto vendere degli oggetti che avete accumulato durante il mondo di gioco. Nel mondo di gioco, e la funzionalità del sarto è quella dove comprare dei capi da poter utilizzare per i vestiti oppure la bandana. Per quanto riguarda il gameplay, è davvero stato migliorato con un puntaggio e una facilità incredibile, anche se all'inizio è un po' difficile da capire, e con una modalità di riparo davvero molto veloce, anche a distanza, applicabile anche a distanza. In più, potrete andare dalle sparatorie a terra a sparatorie a cavallo con una velocità impressionante, anche se più difficili. Sempre per quanto riguarda il gameplay, è stato aggiunto l'automira per facilitare le cose, perché vi troverete sempre in mezzo delle sparatorie. Poi è stato aggiunto appunto il Dead Eye, che è una funzionalità che fermerà il tempo, e voi avrete il tempo per appunto prendere dei bersagli sopra l'avversario e poi spararlo velocemente. Un punto di vista molto significativo del Far West era appunto quello del duello. Infatti, voi potrete duellare all'interno del mondo di gioco andando da città in città, oppure lo dovrete fare obbligatoriamente a causa delle missioni primarie con altri uomini di legge o con altri appunto. Con altri criminali. Le armi sono davvero varie, dalle revolver alle pistole, le MAT, AG Power, così, fucili a canna mozza, fucili a pompa, semiautomatici, fucili da cecchino, carcano e rolling lock. Poi avremo anche i fucili a ripetizione, fucili normali e la dinamite. Poi voi potrete anche aiutare delle persone che vi chiederanno appunto aiuto a causa di una rapina o di un furto di un cavallo, perché essi. E voi li aiuterete appunto ad aiutarli. Un punto di vista molto molto significativo all'interno del gioco è stato appunto quello là di introdurre la caccia, andando a cacciare dai normali conigli fino a coyote, antilopi, wapiti e addirittura ai temibili orsi grizzly, saranno disponibili cacciare solo nella zona di Tal Tree. Infatti, dopo aver cacciato gli animali, voi li potrete scuoiare per estrarne carni, pelli, artigli, denti e così via. E quello che rimane dell'animale sono la carne e la pelle non utilizzata. E poi non sarete solo gli unici a poter cacciare, ma vi potranno cacciare a sua volta anche gli stessi animali per fame. Poi naturalmente voi potrete anche non solo cacciare, ma anche catturare gli animali, esclusivamente i cavalli, per poi domarli e farli vostri. Per quanto riguarda le missioni secondarie, noi potremo ricercare i classici wanted, most wanted, ovvero criminali che hanno una grossa taglia sulla loro testa, e voi li potrete decidere o di incarcerare e di lasciarli vivi, di riportarli allo sceriffo, oppure di portare allo sceriffo sempre la prova che è morto. Naturalmente, se sarà vivo, la ricompensa sarà maggiore. Sempre per le missioni secondarie noi troveremo appunto i covi da ultimare, come non lo so, esempio Twin Rock, che vi daranno dei soldi. Sempre invece come svago avremo invece appunto la possibilità di sbloccare vari vestiti per sfigurare con le altre persone e per farsi distinguere dai normali spolverini al poncio texano e così via.
Per quanto riguarda gli hobby o lo svago, noi potremmo bere appunto in ogni saloon presente nel gioco, però questo potrebbe non piacerci tanto perché dopo 5 bicchierini voi vi ubriacherete. Appunto, quando vi ubriacherete vi staccherete dal bancone e inizierete a dondolare su voi stessi e non riuscirete neanche a reggervi in piedi. Infatti dopo un po' il personaggio protagonista cadrà a terra e sverrà. Per quanto riguarda i giochi da tavolo, appunto è stato aggiunto dadi bugiardi, blackjack, poker, 5 dita, ferri di cavallo e braccio di ferro. Infatti questo è un punto di vista molto particolare perché questi giochi potrebbero piacere alle persone che non hanno un cavolo da fare durante il gioco. Un gioco molto significativo soprattutto non solo per il Texas ma anche per il giorno moderno è appunto il poker Texas Hold, che è il più famoso. Infatti sarà disponibile anche all'interno del gioco. E poi il gioco delle 5 dita è un gioco molto simpatico e divertente, dove voi dovete far passare la lama del coltello appunto tra le vostre dita, mentre il gioco dei ferri di cavalli consiste nel lanciare un ferro di cavallo il più possibile vicino a un'asta oppure sull'asta per prendere più punti. E poi c'è il normale braccio di ferro. Bene, giovincelli, siamo giunti alla fine di questa recensione. Diverse cose da dire. Prima di tutto, rispetto agli altri titoli, come ho già detto prima, la Rockstar si è davvero migliorata. In più, la giocabilità anche, nel senso che, oltre alla storia principale, ci sono anche diverse cose da fare, sempre divertenti. Ad esempio, come abbiamo visto, come ha mostrato prima, i diversi giochi, ad esempio di carte, il poker, blackjack, oppure i dadi bastardi, oppure quello con... il tiro del ferro di cavallo. Quindi ragazzi, su questo punto è davvero migliorata. In più il multiplayer, ecco, rispetto al GTA 4 il multiplayer è migliorato naturalmente, molto più divertente e molto più longevo. In più il multiplayer è divertente perché anche è infinito, diciamo, si può giocare quanto si vuole. Quindi ragazzi, a questo punto, questo gioco, io lo consiglio assolutamente, perché è davvero bello. Quindi ragazzi, se siete appassionati di western, prendetelo per forza. E poi ragazzi, un poster così da appendere in camera non lo volete. Bene ragazzi, come ha detto il mio collega, il multiplayer è stato molto migliorato, perché, come dire, è più spafoso, come si vuol dire. Perché ci si diverte, perché il multiplayer è collegato con la storia singola come io non avevo mai visto. Perché? Perché la mappa che voi che voi userete per girare all'interno del gioco nel singolo è presente anche nel multiplayer, riportando nel multiplayer però solo i covi delle bande per fare l'esperienza. E poi naturalmente ci saranno le solite partite competitive, come deathmatch a squadre, che sarebbe poi sparatore fra bande, bottino, tutti contro tutti e così via, in modalità esperto o normale, cioè in modalità di esperto normale, quindi più difficile, hardcore. Quindi ragazzi, poi naturalmente sono usciti tanti pacchetti come The Undead on the Night, che sarebbe il pacchetto dell'oltretomba in cui voi giocherete contro gli zombie, che è un pacchetto aggiuntivo, naturalmente costa. Poi sono uscite altre espansioni e quindi ragazzi, come dire, io consiglio questo gioco perché comunque è un bel gioco. Come ha detto il mio collega, il poster lo troverete con tutte le custodie normali di Red Dead, non è limitato solo per la Limited Edition. Quindi io ve lo consiglio a voi ragazzi.